una comprensione sempre più criticamente oggettiva della riforma. È tempo di conoscerla a fondo e di non delegare questa conoscenza soltanto agli addetti ai lavori. Superare il luogo comune che fa della riforma semplicemente un evento sciagurato, paragonabile a una sorta di peste che ha colpito la Chiesa. Oggi è necessario un atteggiamento diverso. Allora, chi scrive questo pensiero non è un protestante, non è neanche un laico, come si suol dire, è invece un sacerdote cattolico, Don Cristiano Bettega, che è il direttore dell'Ufficio Nazionale della Conferenza Episcopale Italiana per l'Ecumenismo e il Dialogo Interreligioso. E questo pensiero lui lo pone nell'introduzione che ha scritto a un volume dell'anno scorso, fatto da due personalità tedesche, una protestante e una cattolica, intitolato Riforma 1517-2017, prospettive ecumeniche. Allora, dice Cristiano Bettega, è tempo di. Ecco, naturalmente è nel cinquecentesimo, è chiaro che è tempo di, ma non è che noi abbiamo aspettato il cinquecentesimo e neanche non è che ci fermeremo a partire dal 31 dicembre 2017 in avanti, però è vero anche che insomma se ci sono le ricorrenze bisogna anche utilizzarle e allora utilizziamola, ma è tempo di che cosa? Ma l'idea che insomma la riforma ha spaccato drammaticamente la cristianità occidentale, anche se questo in parte è vero naturalmente, beh, insomma le cose non sono così semplicistiche, non andarono in maniera così semplicistica, e c'è fior fiore di studiosi cattolici che oggi questo lo dico. Allora, è tempo di superare questa comprensione, è tempo che i protestanti italiani superino, come dire, il mito che hanno in testa, che cioè dalla situazione dell'oggi noi possiamo tranquillamente ricollegarci alla situazione di 500 anni fa. È tempo cioè che i protestanti di oggi sappiano fare quella giusta autocritica che proprio la riforma ha insegnato su tutti i loro tradimenti, diciamo così, del patrimonio teologico, spirituale della riforma protestante. Però in fondo, questo so che è un pensiero del tutto personale, forse neanche condiviso, insomma è tempo anche di qualcosa di più grosso, cioè è tempo che la cultura italiana finalmente si misuri con questa pagina di 500 anni fa che non appartiene soltanto alla storia della Chiesa ma alla storia dell'Europa. Diciamo, mettiamola proprio terra a terra, è tempo che nei libri scolastici italiani la riforma non venga più liquidata in mezza paginetta dove si parla della corruzione del clero del tempo e di questo personaggio un po' strano a cui piaceva bere birra, Martin Lutero, che si sveglia storto la mattina e fa tutto quello che fa. È tempo cioè che nel percorso formativo dei nostri figli e dei nostri nipoti si insegni la storia come va insegnata, perché questo aiuta a vivere meglio, con più consapevolezza, oggi e domani. Allora, è tempo che le chiese si incontrino, che la Chiesa di Roma faccia la sua brava autocritica, che le chiese protestanti facciano le loro brave autocritiche, ma è tempo che il nostro paese si misuri con la vicenda della riforma protestante, cosa che non è avvenuta né con Benedetto Croce né con Antonio Gramsci, eccetera, eccetera. È tempo dunque per il bene dei nostri figli e dei nostri nipoti.